Ciao, sono il dottor Max. In questo video ti spiego come si cura la lombalgia durante la gravidanza. La lombalgia durante la gravidanza è un sintomo comune dovuto ai cambiamenti nel corpo che avvengono per sostenere la crescita del feto. La buona notizia è che esistono diverse misure che puoi prendere per alleviare il dolore lombare durante la gravidanza senza l'uso di farmaci o terapie invasive. Ecco alcune raccomandazioni. Riposo e posizioni corrette. Assicurati di prendere regolarmente pause per riposare durante la giornata. Quando ti siedi o ti sdrai, usa cuscini per supportare la parte bassa della schiena e cerca di mantenere una postura corretta. Evita di stare seduta o in piedi per lunghi periodi di tempo. Esercizio fisico. La pratica di esercizi leggeri approvati dal medico, come il nuoto prenatale, lo yoga per gravidanza o il Pilates, può aiutare a migliorare la forza muscolare, la flessibilità e il supporto della schiena. Parla con il tuo medico o un fisioterapista specializzato in gravidanza prima di iniziare qualsiasi programma di esercizio. Sollevamento corretto. Quando devi sollevare oggetti, assicurati di piegare le ginocchia e mantenere la schiena dritta. Evita di piegarti in avanti dalla vita. Fisioterapia. Un fisioterapista specializzato in gravidanza può insegnarti esercizi di rinforzo muscolare specifici e tecniche di allungamento per alleviare il dolore lombare. Massoterapia. Un massaggio prenatale da un terapista esperto può aiutare a rilassare i muscoli tesi e alleviare il dolore. Applicazione di calore o freddo. L'applicazione di calore o ghiaccio sulla zona lombare può ridurre l'infiammazione e alleviare il dolore. Assicurati di utilizzare una temperatura moderata e proteggere la pelle da ustioni o congelamento. Supporto addominale. L'uso di un supporto addominale appositamente progettato per le donne in gravidanza può contribuire a sostenere il peso dell'addome e alleviare la tensione sulla parte bassa della schiena. Scarpe comode. Indossa scarpe comode con supporto adeguato per ridurre la tensione sulla schiena. Monitoraggio del peso. Mantenere un aumento di peso durante la gravidanza conforme alle raccomandazioni del medico può contribuire a ridurre il carico sulla schiena. Consulta il medico. Parla con il tuo medico o ostetrico se il dolore lombare è grave o persistente. Possono essere in grado di consigliarti trattamenti aggiuntivi o fare esami per escludere altre cause di dolore. È importante notare che alcune donne possono sperimentare lombalgia più intensa o complicata durante la gravidanza, che potrebbe richiedere una gestione più intensiva. In questi casi, il medico può consigliare trattamenti specifici o l'uso di farmaci sicuri per la gravidanza. Tuttavia, nella maggior parte dei casi, le misure sopra menzionate possono aiutare a gestire la lombalgia in modo efficace durante la gravidanza. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero di esserti stato utile, iscriviti al canale e metti un mi piace a questo video, che puoi commentare, raccontando le tue esperienze, offrendo un servizio utile alla comunità. Buon proseguimento, ci vediamo alla prossima domanda esaminata.